I Civitella cerca punti importanti sperando ancora nella possibile salvezza e l'Ursi invece punta a un finale di campionato con l'obiettivo di ottenere un buon piazzamento in graduatoria. Squadre distanziate in classifica di ben 20 lunghezze, 19 punti dei Padroni di casa contro 39 del Ursi. Civitella che è la seconda squadra del torneo di Trimorciano ad aver conseguito più battute dal resto, 19 come del resto gli stessi punti ottenuti. Anche se il match inizia subito sul binario appartenente ai rossoblù di casa, questo tiro da posizione defilata in Campacci sorprende cameraman e Casadio che è costretto agli straordinari per rifugiarsi in corner. Il Ursi replica con questa rimessa che causa il colpo di testa di Gualandi che sferra il palo. Lo stesso Gualandi al 18esimo inventa l'assist perfetto per la corrente Lombardi che sotto misura sblocca la situazione portando i falchetti in vantaggio. Quando sembrerebbe tutto filare per il verso giusto per i russi, la squadra ospite incredibilmente si specchia e il Civitella con Campacci, approfittando anche di un errore in fase difensiva, quasi quasi reca lo scherzetto a Casadio che raccoglie la sfera senza conseguenze maggiori. Pericoli che vengono creati al collega Urbini, costretto alla respinta di pugno su questo offendente di Gualandi. Un altro errore in fase difensiva, la prendo io, la prendi tu, per poco non causa l'intervento di Cucchi appostato per tentare il colpo del pareggio. Con l'immagine invece a questo punto ci spostiamo nella ripresa dove Civitella prende coraggio, va vicino al pareggio con il solito Campacci e quando l'esperienza si dice che nel calcio conti, Rava mostra di essere ancora adolescente. Quando con questa sgaloppata il giocatore anziché andare a terra per provare a conquistarsi il rigore dopo la carica ricevuta arriva la conclusione sbilenca. Così il Civitella, dall'ennesimo errore difensivo dei russi, di una squadra di livello troppo distratta, ringrazia con Pellegrino, leste e bravo ad approfittarne trovando il gol del pareggio per il definitivo 1-1. La squadra di casa a questo punto ci crede, con Politi a calcio piazzato crea scompiglio in area avversa, mentre Ranieri tenta di incidere dalla distanza senza fortuna. Nel finale il tiro di Troncossi viene neutralizzato da Urbini, per un pareggio potremmo dire giusto ma con tanti errori da una parte e dall'altra.